Buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati al Circo Milano Navigli. Oggi intervistiamo nuovamente illustri esperti dei disturbi alimentari circa la loro esperienza clinica sulla cura del problema alimentare nel post-lockdown. Quindi abbiamo con noi il dottor Dalle Grave, medico psicoterapeuta e responsabile della casa di cura Villa Garda. La dottoressa Galugi, psicologa, psicoterapeuta e responsabile dell'area di ricerca della casa di cura di La Garda. La dottoressa Bertelli, psichiatra responsabile dell'ambulatorio disturbi alimentari adulti dell'ospedale San Paolo di Milano. E la dottoressa Ramponi, dietista del CIP Milano Navigli. Buon pomeriggio a tutti e innanzitutto vi ringrazio per aver accettato l'invito a questa intervista. Inizio a condividere con voi alcune riflessioni su quest'ultimo periodo nella cura dei pazienti con problemi alimentari. Allora, la prima riflessione è questa: la condizione di isolamento degli ultimi mesi, dei mesi scorsi, ha posto diverse limitazioni alle persone con un problema alimentare, delle limitazioni che in parte hanno contribuito al mantenimento della psicopatologia del disturbo stesso. Quindi la domanda è: alla luce di questo, che cosa emerge nel quadro clinico di pazienti con disturbi alimentari dalla fine del lockdown? Cosa notate? Dottor Dalle Grave, prego. Come volete, ma chiaro che sono solo impressioni e quindi sono, come tutte le impressioni cliniche, sono piene di bias perché dipende dai pazienti che vediamo. Stiamo pensando anche di fare uno studio su questo, insomma, per capire, cioè, gli esiti della terapia che avevamo prima del lockdown e con un campione di persone invece che abbiamo iniziato a curare e poi la terapia è stata comunque influenzata dal lockdown. Diciamo le impressioni cliniche, io ho due impressioni, so le altre colleghe, comunque ho due impressioni cliniche da prendere sempre con le virgolette, insomma. Diciamo i pazienti in terapia, tutto sommato, che seguivano la terapia, non sono andati abbastanza bene, insomma. Questo però dipende, può dipendere anche dal fatto che comunque erano esposti a minore trigger ambientali, insomma. Quindi per certi versi l'isolamento fisico dava un po' di sicurezza, controllo, c'era meno pressione esterna sull'immagine corporea, sulla prestazione scolastica, eccetera. Quindi questo minore stress paradossalmente prestazionale con quelli in terapia ha anche favorito il miglioramento, e solo che adesso, riprendendo un po' l'ambiente esterno, cioè, diciamo, la terapia, i problemi ritornano un po' come prima se non sono stati affrontati. Anche se però io come clinico utilizzo l'esperienza del fatto che tu comunque in una situazione protetta hai migliorato la tua psicopatologia, questo vuol dire che sei in grado hai le possibilità di migliorare, però devi affrontare anche l'ambiente esterno. Questa è un po' l'evidenza. Invece ho visto tanti pazienti che non erano in terapia che si sono scompensati, insomma. Alcuni sono ricaduti, che erano in remissione, altri hanno avuto degli esordi, anche degli adolescenti, ma esordi anche molto pesanti. Ho visto una ragazzina 14 anni che ha sviluppato un'attività fisica eccessiva, compulsiva, veramente pazzesca, proprio con un esordio per la paura lei faceva sport, non, ha smesso lo sport, ha iniziato ad avere le preoccupazioni di non aver più controllo sul peso perché non faceva più sport. E poi non dimentichiamo che molti pazienti non hanno avuto la possibilità di fare terapia, perché è vero che alcuni l'hanno fatta a distanza con le varie piattaforme, alcuni hanno più avuto la possibilità di fare terapia e questo si sono trovati soli e con tutta una serie di problemi, e questi chiaramente possono aver peggiorato, insomma. Quindi, diciamo, la lettura finale che do è che alcuni
sono migliorati, ma è un miglioramento comunque da prendere un po' con le pinze, perché è il miglioramento che si verifica nei reparti chiusi, insomma, dove il paziente cambia, però perché è molto protetto l'ambiente. E quindi bisogna vedere se i miglioramenti li mantengono dopo. E altri invece hanno avuto delle ricadute, dei peggioramenti, soprattutto quelli che non erano in terapia, e ci sono stati degli esordi. Gli esordi abbastanza acuti, drammatici, ho visto degli esordi anche drammatici, con grosse preoccupazioni anche dei familiari, perché non c'era la possibilità di accedere ai servizi. Adesso le cose stanno riprendendo, insomma, anche nella mia struttura abbiamo tutto pieno, abbiamo già una lista d'attesa comunque significativa, insomma, per dire. Ok, grazie. Dottoressa Calugi? Io devo dire che confermo, insomma, quello che diceva Riccardo, perché in effetti, chiaramente, partendo dal presupposto che le psicopatologie dei pazienti possono essere, o quantomeno le espressioni cliniche, diverse, quindi ovviamente questo ha un'influenza poi su quello che vediamo del paziente stesso. Sicuramente i pazienti che durante la fase, diciamo, precedente al lockdown avevano un eccesso di esercizio fisico, quindi usavano l'esercizio fisico per controllare il peso e la forma del corpo, durante la fase del lockdown hanno subito molto l'assenza della possibilità di fare movimento, e questa tipologia di pazienti, insomma, anche durante la terapia io ho trovato che hanno avuto difficoltà, però la terapia comunque di fatto è stato un supporto importante in un momento in cui appunto c'era questa situazione così particolare. Una volta, diciamo, poi chiusa questa condizione, ovviamente appunto alcune problematiche si ripresentano e le ritroviamo tali e quali. E devo dire anche che però il fatto di aver fatto una ripresa abbastanza graduale delle attività, quindi che non c'è stata una ripresa fatta nell'immediato, secondo me da certi punti di vista ha favorito la possibilità di poter fare dei passaggi graduali e anche dei miglioramenti graduali nel disturbo dell'alimentazione con il supporto della terapia. Chiaro che invece pazienti che sono arrivati una volta finito il lockdown sono pazienti che non hanno mai fatto una terapia o che non l'hanno fatta in quel periodo. Ho visto pazienti che effettivamente hanno subito molto la chiusura, tanto da accentuare una serie di caratteristiche, una serie di aspetti clinici del problema, e tanto da renderli in condizioni molto gravi. Ecco, alcuni che si sono presentati anche negli ambulatori, nell'ambulatorio, sono pazienti che effettivamente l'hanno subito molto anche a loro dire, poi è chiaro che va sempre valutato, però hanno definito questo periodo un periodo difficile per loro, dove la psicopatologia del problema è peggiorata, e quindi poi cercano un aiuto quasi a volte proprio perché stanno male anche fisicamente, ecco, non soltanto dal punto di vista psicologico. Bene, grazie. Quindi diciamo è interessante come il fatto che dal punto di vista proprio dei decreti, no, sia stato stabilito un reinserimento alla routine, no, per tutti, un reinserimento graduale. Questo in parte abbia rappresentato una potenzialità, un vantaggio anche per i pazienti con questa problematica. Secondo me sì, perché diciamo soprattutto i pazienti in terapia, parlo soprattutto dei pazienti in terapia, secondo me alcune, come diceva prima il dottor Dallegrave, alcuni pazienti di fatto non si sono trovati esposti a situazioni problematiche e quindi apparentemente sembravano funzionare abbastanza bene, no? Proprio con l'idea del reparto chiuso. Invece poi la possibilità di una riapertura graduale ha comunque messo la persona nella condizione di poter affrontare, cominciare a affrontare una serie di difficoltà o di preoccupazioni un po' per volta, cioè
faccio qualche esempio, le ragazze giovani, le adolescenti o le giovani adulte si ritrovano con gli amici, ma si ritrovano in contesti un po' più protetti, tra virgolette, quindi non si va a cena fuori subito tutte le sere, si comincia a trovarci, ci si trova nel pomeriggio e si fa la merenda insieme, poi magari si comincia ad andare a cena fuori, ma in maniera molto graduale. Questo aiuta, per esempio, ad affrontare le difficoltà nell'esposizione, diciamo, nell'alimentazione, oppure l'esposizione del proprio corpo. Ecco, tutti questi aspetti, secondo me, un po' hanno favorito, diciamo, il poter riprendere la terapia e poter lavorare su alcuni aspetti specifici del problema alimentare. Bene, grazie. Dottoressa Bertelli? Grazie. Io innanzitutto mi chiedo scusa, ma non ho sentito nulla di quello che ha detto il dottor Dallegrave. Meglio così non sei influenzata, quindi. Così non sei influenzata. Non sono influenzata, magari ripeto anche in maniera meno carina quello che tu hai già detto, per cui anticipo. Ecco, ok, vi chiedo scusa. Mentre quello che Simone ha detto, cioè, ho sentito Simone ma non ho sentito te, vi chiedo scusa. Allora, detto ciò, io credo, io vi racconto l'esperienza di un contesto che è un contesto di un servizio ospedaliero, per cui probabilmente parte, no, della tipologia di ragazzi che vengono all'osservazione sono differenti. Allora, noi l'impressione è stata, anche accogliendo quello che invece ha detto Simona, che ho sentito, della riapertura progressiva, quello che abbiamo vissuto qua, di certo un'apertura progressiva perché questo era il decreto, ma un'esplosione della psicopatologia delle ragazze che nella fase di lockdown qualcuno si è sentito protetto, per cui senza trigger esterni si è messo in una fase un pochino di luogo sicuro, di evitamento dell'esposizione, quindi anche un pochino di una sorta di quiescenza della psicopatologia alimentare. Con l'apertura invece c'è stata proprio un'esplosione di gravità, un'esplosione anche di angoscia, devo dire proprio, e in tanti anni non era mai capitato di avere nel giro di brevissimo tempo due suicidi importanti di ragazzi giovani e di ragazze che fino al momento precedente non manifestavano reazioni di questo tipo, proprio con la violenza di un quadro psicopatologico messo in una bolla di evitamento progressivo e all'improvviso la vita ritorna, ma io non sono pronto, non solo, ma io credo che il pensiero che a me ha colpito di più è stato quello del fatto che le ragazze ancora una volta, nonostante lo stress mondiale pandemico, non siano riuscite a concedersi del tempo per riprendere, ma come se si aprono le porte, riparte il post pandemia, io devo recuperare tutto il tempo che la pandemia mi ha messo in modalità pausa. Allora questo secondo me, per l'esperienza osservativa di questo mese, due mesi ormai, perché è tutto giugno, tutto maggio, scusate, tutto giugno, proprio di una rincorsa frenetica al tempo che la vita mi ha per forza messo in modalità pausa. E questo è stato veramente molto molto faticoso, e appunto con due casi che sono finiti veramente molto male in giovane età, e però con una sofferenza importante da parte delle ragazze. Questo soprattutto appunto non tanto per la parte alimentare in sé, ma per il quadro psicopatologico sottostante, ed è stato credo l'aspetto più sì, forse a posteriori un po' imprevisto, perché noi siamo arrivati alla fine del lockdown dicendo cavolo, ce l'abbiamo fatta a sbancare questo periodo di grossa... Il peggio è passato, invece no. Ce l'abbiamo fatta, quando abbiamo parlato l'altra volta dicevo che noi non abbiamo più avuto il paracadute del reparto di medicina, perché questa è una grossa angoscia, no? Scusate ma sono in diretta, suona il telefono, dopo lo vado a spegnere. E per cui la percezione da terapeuta è stata cavolo, ce l'abbiamo fatta e ci stiamo avvicinando a una nuova fase. In realtà ci ha colto un pochino in contropiede, a caldo. Poi, riragionando, forse era prevedibile, no?
una sofferenza di questo tipo da parte delle ragazze. Però se me l'aveste chiesto a metà aprile, non avrei previsto questo tipo di reazione psicopatologica. No, no, in effetti appunto quando abbiamo svolto la prima intervista, che era appunto metà aprile, ecco, anche immaginando, no, in senso prospettico, gli scenari del futuro, neanche troppo andando in avanti, no, col tempo nessuno di noi si era un po' immaginato questo. Interessante. Grazie. Dottoressa Ramponi? Innanzitutto buongiorno a tutti e vi ringrazio per l'invito. Io mi ricollego a quanto detto in precedenza, anche io faccio riferimento alla mia diretta esperienza e sicuramente, come già stato detto, il periodo di lockdown è stato un periodo che ha esposto le ragazze a minori stimoli ambientali, però dall'altra parte credo, appunto, ho visto secondo la mia esperienza lavorativa, che la riduzione della socializzazione degli eventi, delle situazioni esterne, le uscite della scuola, dell'università, è in un certo senso aumentato l'importanza che le ragazze e le pazienti in generale danno al proprio peso. E questo da una parte ha incrementato, aumentato il controllo sul cibo e sull'alimentazione. Dall'altra parte invece, nelle pazienti che utilizzavano, che avevano episodi di abbuffata, hanno visto un intensificarsi di questi episodi durante il periodo di lockdown, molto probabilmente perché avevano maggiori stimoli, a disposizione in casa, il frigorifero, la dispensa erano sempre disponibili, quindi questo ha aumentato questi episodi in casa. Dall'altra parte, come già anche stato detto, si è vista invece una riduzione dei metodi di compenso, come ad esempio l'esercizio fisico intenso, metodi che però si sono in un certo senso sospesi per il periodo di lockdown e per poi ripresentarsi nella seconda fase, nella fase di ripresa, magari ancora più intensi rispetto alla fase iniziale. Inoltre appunto, sicuramente la ripresa graduale è stata d'aiuto, come appunto anche questo riconfermo quanto è stato detto, per quelle pazienti, è stata una ripresa graduale delle uscite, questo sicuramente ha aiutato le pazienti a farlo con gradualità. E infine credo anche che questo periodo, il periodo di lockdown e il periodo immediatamente successivo adesso, abbia aiutato le pazienti a rendersi conto di effettivamente di avere una problematica alimentare, perché hanno visto intensificarsi appunto episodi di abuso alimentare o situazioni di vomitato indotte, quindi li ha portati a richiedere maggiormente aiuto ai centri. Parlo appunto anche della nostra esperienza tramite lo sportello di ascolto, abbiamo ricevuto parecchie chiamate da parte di ragazze che i principali problemi appunto hanno visto un'intensificazione dei loro problemi e si sono accorti di avere delle difficoltà proprio durante questo periodo, quindi le ha rese maggiormente consapevoli e coscienti forse. Quindi da quello che appunto ha appena esposto la dottoressa Ramponi sembra interessante, no, cogliere che il periodo di lockdown abbia esposto una maggiore possibilità di consapevolezza e quindi nel post lockdown una maggiore disponibilità a chiedere aiuto. Esatto, esattamente. Bene, grazie. Beh, la seconda riflessione è rispetto a questo tema, cioè durante il lockdown alcuni pazienti hanno avuto la possibilità di proseguire le cure in modalità telematica, invece altri pazienti non ancora in carico non hanno avuto questa stessa possibilità, quindi in un certo senso sono rimasti in lista d'attesa. Ecco, dalla fine del lockdown che tipo di richieste giungono all'attenzione clinica nei vostri diversi contesti di cura e quali sono le sfide da affrontare? Bene, parto io. Sì. Beh, diciamo che il lockdown ha creato, secondo me sta creando una rivoluzione
nella psicoterapia. Insomma, le cose non saranno più come prima, perché innanzitutto abbiamo visto le enormi potenzialità della terapia a distanza. Se c'erano dei dubbi, molti diciamo colleghi erano scettici, anche ostili nei confronti di questa terapia, e siamo stati obbligati a portarla avanti, e grazie a questa nuova tecnologia ci siamo resi conto che non solo non è meno efficiente, ma di una terapia faccia a faccia, ma addirittura offre grandi opportunità che riguardano sicuramente i costi ridotti, una persona a meno, perde meno tempo negli spostamenti, lo fa da casa, e questo in linea con la terapia cognitivo-comportamentale, dove tu quanto più lavori fuori dalle sedute, tanto più possibilità hai di raggiungere un miglioramento e una remissione, e poi vengono eliminati tutti gli ostacoli logistici. Io adesso ho preso in carico, per esempio, delle pazienti che non avrei preso mai in carico, che magari sono di Treviso o di Bologna o molto lontani dalla struttura in cui io lavoro, perché è diventata una procedura accettabile da parte dei clinici e anche dai pazienti. Anche per esempio a Villagarda, nel post ricovero, se avevamo dei dubbi, noi sappiamo quanto è fondamentale fare la terapia post ricovero per ridurre il tasso di ricaduta, avevamo dei dubbi a proporre la terapia a distanza alle persone che da Villagarda arrivano da tutta Italia, adesso è diventato uno standard, e quindi io penso che questo durerà, cioè io parlo proprio di una rivoluzione nella psicoterapia, e penso proprio che la osserveremo. Non è un cambiamento graduale, questo è un cambiamento radicale nell'approccio psicoterapico che abbiamo. E mi viene anche, questo è supportato dal fatto che molte pazienti preferiscono continuare la terapia a distanza dopo averla provata, e alcuni pazienti la iniziano con piacere, devo dire. Non c'è questa diffidenza rispetto a questa terapia, in particolare quelle più giovani, che poi hanno anche sperimentato le lezioni a distanza. Per esempio nella CBTE, quella che faccio io, la terapia cognitivo-comportamentale migliorata, uno degli ostacoli è fare due sedute alla settimana, ma è fondamentale per ottenere quello che noi chiamiamo lo slancio terapeutico iniziale. Ecco, con la terapia a distanza questa cosa non diventa un grosso ostacolo. E quindi, io vedo che questo momento come una fase di cambiamento radicale che offre grandi opportunità, perché non tutti hanno il lusso e la possibilità di permettersi una terapia faccia a faccia, e magari apre anche la possibilità a terapie anche diverse, quindi una terapia online che non è quella che a distanza, ma è la terapia magari con il supporto di un programma, di un software che, come un autoaiuto guidato, guida la paziente ad affrontare la terapia. Quindi si aprono molti, molti, molti scenari. E adesso abbiamo moltissime richieste, perché, come vi dicevo prima, io adesso ho casi acutissimi, purtroppo, e non ho posto in casa di cura, per cui ho già una lista d'attesa lunga, ma casi veramente, veramente estremi, per cui è un po' quello che diceva la Sara Bertelli, probabilmente anche da due situazioni diverse, perché la mia, io ho un ricovero, una struttura riabilitativa, Sara è un servizio pubblico di disturbi di alimentazione e psichiatria, dove arrivano comunque sia da te sia da me casi anche estremi. Dopo il lockdown vediamo situazioni veramente
veramente acuta. Insomma, io nell'ultima settimana ho visto pazienti a BMI di 11-12 che hanno perso 10-15 kg negli ultimi 2-3 mesi. Insomma. Quindi, dall'altro canto, poi concludo perché non voglio parlare troppo, ma abbiamo anche i pazienti con disturbo da binge eating, obesità, che hanno avuto, un po' come diceva Chiara, che in questa fase di lockdown, di chiusura, sia hanno cominciato ad avere un'alimentazione sregolata, episodi di abbuffata ricorrenti, sia per gestire, per distrarsi, sia per gestire l'ansia, la paura, che comunque non tanto le persone con anoressia nervosa che si sono chiuse nella loro psicopatologia e quindi loro forse meno influenzate dagli eventi, ma soprattutto chi aveva disturbi da binge eating, l'ansia, la paura, le preoccupazioni, l'isolamento, la mancanza di relazioni, l'hanno vissuta molto male e spesso hanno gestito questi eventi drammatici e queste emozioni con il cibo, sia per modulare emozioni negative, sia per distrarsi, o sia anche per gratificarsi, insomma, in assenza di altre fonti di gratificazione, insomma. Ne parlavo proprio con i colleghi, abbiamo pazienti che sono aumentati 10-15 kg, diabete scompensato, problemi respiratori gravi, quindi un peggioramento marcato sia della psicopatologia alimentare sia delle condizioni fisiche associate all'obesità, quindi anche l'obesità, chi ha problemi di obesità, disturbi dell'alimentazione e depressione in questo periodo ha vissuto veramente male, secondo me. Quindi casi molto gravi. Sì, qualcuno si è scompensato proprio, devo dire. Ecco, questo. Adesso li vediamo nei servizi. Insomma. Però ecco, la grande opportunità di un cambiamento della psicoterapia, su cui noi comunque dobbiamo fare i conti, insomma, dobbiamo organizzarci, perché io penso che il futuro sarà sempre più sulle terapie a distanza, che funzionano molto bene perché il paziente è ingaggiato nel suo ambiente, si può sviluppare una buona relazione terapeutica, il non verbale è mantenuto, quindi... E anche le procedure comunque, anche se hanno degli opportuni adattamenti, aggiustamenti, comunque possono essere applicate o avendo anche lo stesso livello di efficacia. La tecnologia possiamo anche migliorare alcune procedure, secondo me. Questo è un po' e non sarà più come prima, ecco, questa è un po' la mia idea. Grazie. Dottoressa Calucci? Beh, sì, allora, indubbiamente, insomma, la terapia online ci ha aperto un mondo. No, e appunto conferma proprio il fatto che tanti pazienti ancora oggi preferiscono mantenere una terapia online, quindi una terapia a distanza, piuttosto che venire in ambulatorio, no? Dove comunque c'è il limite della mascherina anche, quindi di una parte del viso che rimane coperta, e quindi alla fine nella scelta preferiscono rimanere online. È chiaro che adesso io penso che tra le sfide che noi ci troviamo ad affrontare del post-lockdown sono tutte le conseguenze che il lockdown ha avuto, sia nella psicopatologia specifica del disturbo dell'alimentazione, appunto poi ci sono casi molto gravi, insomma, oppure casi che già venivano seguiti. Io appunto, vedendo pazienti che seguo, alcuni che effettivamente la fine del lockdown ha continuato a migliorare la loro psicopatologia, però poi adesso ci troviamo anche ad affrontare la sfida della ripresa lenta di una vita, insomma, più o meno normale, ma che ancora normale non lo è fino in fondo, con tutte le ansie e le preoccupazioni che questo si trascina dietro, che quindi non riguardano necessariamente la psicopatologia specifica del disturbo dell'alimentazione, ma possono riguardare l'ansia per il lavoro, piuttosto che la preoccupazione comunque di che le cose non torneranno mai come erano prima, e quindi a volte i pazienti arrivano anche con
questa tipologia di ansia, di preoccupazione che in qualche modo nella terapia dobbiamo gestire. Questo sia i disturbi dell'alimentazione classici come può essere l'anoressia nervosa, la bulimia nervosa, nel disturbo da binge eating, questa cosa insomma dove magari l'espressione dell'emozione è una parte più rilevante, emerge molto, e quindi in qualche modo, per quanto il problema rimanga il disturbo dell'alimentazione, poi queste cose possono interferire, quindi la difficoltà diventa, o comunque la sfida diventa fare in modo di affrontare tutte queste problematiche senza che il paziente ricorra al, diciamo, in qualche modo queste influenzino troppo il disturbo dell'alimentazione, e la psicoterapia comunque continua a lavorare sul loro problema affrontando anche questi punti. Sì, se sì. Posso aggiungere una cosa, un po' discutendo un po' quello che aveva detto nella parte iniziale, nella prima intervista, la Simona, la dottoressa Calugi, quando è chiaro che qui ci sono stati eventi e cambiamenti emotivi associati, no? L'evento è stato drammatico. Okay? Ecco, allora è evidente un po' quello che diceva la dottoressa Calugi, che gli eventi e le emozioni possono avere un effetto diverso a seconda del paziente, della psicopatologia che opera nel paziente. Per esempio, abbiamo pazienti con gravi forme di anoressia nervosa restrittiva, per esempio. Gli eventi e i cambiamenti emotivi hanno poca influenza nella psicopatologia perché, diciamo, sono interiorizzati, internalizzati, cioè la loro psicopatologia non è influenzata dagli eventi, continuano a controllare il peso, l'alimentazione, la forma del corpo, quindi indipendentemente dagli eventi. Okay? Quindi e ho visto pazienti che non sono stati per nulla turbati da questa situazione. Questo lo vedi proprio negli pazienti gravi con le forme restrittive. Gli eventi e le emozioni sono, i cambiamenti emotivi associati sono un fattore, lo sappiamo bene, di mantenimento degli episodi di abbuffate. Oltre alla restrizione dietetica, gli eventi e i cambiamenti emotivi associati possono essere un meccanismo di mantenimento degli episodi di abbuffata oppure di altri comportamenti del disturbo dell'alimentazione, come l'esercizio fisico eccessivo, il vomito autoindotto o qualcuno, ecco, e di qui vediamo anche gli esordi, che utilizzano, non si sentono in controllo e utilizzano il controllo, per esempio, del peso e dell'alimentazione per sentirsi, per gestire gli eventi e i cambiamenti emotivi associati. Poi gli eventi e i cambiamenti emotivi associati possono essere un fattore di ricaduta, ok? Questo un po' perché, o perché innesco, uno sta bene, gli eventi e le emozioni danno una sensazione di non controllo e uno riprende il controllo con l'alimentazione oppure degli episodi di abbuffata. Quindi ecco, un po' quello, mi trovo pienamente d'accordo con quello che diceva la dottoressa Calugi, come questa situazione dipende dalla psicopatologia che opera nel paziente e anche nello stato del percorso terapeutico. Okay. Nelle fasi acute influenzano poco. Quando il paziente sta migliorando possono essere un fattore che mantiene alcune espressioni di disturbo dell'alimentazione, oppure ecco anche, come diceva la dottoressa Bertelli, in alcuni pazienti gestiscono questi cambiamenti emotivi e gli eventi e cambiamenti associati anche con altri comportamenti disfunzionali come l'autolesionismo, l'uso proprio di sostanze, di alcol e casi drammatici che ha descritto la dottoressa Bertelli sono un esempio. Quindi ecco, e questa è la lettura che va data, insomma, individualizzare la situazione con la psicopatologia e la fase in cui si trova il paziente. Sì, è comunque sicuramente una sfida che da questo momento in poi, comunque già in passato, ma anche da questo momento in poi, dalla riapertura, ci troviamo ad affrontare in maniera molto più frequente rispetto a quello che poteva essere precedentemente a tutta la vicenda del Covid. Sì, sì. Questo vale per tutti. Sì, quello che volevo sottolineare è che quando il paziente è acuto non è influenzato, cioè
mi raccontava, ma è la stessa cosa che ho visto nei pazienti ricoverati. Mi raccontava una cosa, ero a New York, c'era della professoressa Catherine Almi che dirigeva un reparto per i disturbi dell'alimentazione a New York, e diceva aveva casi acuti ricoverati quando c'è stato l'attentato alle Due Torri. Le pazienti erano acute, erano preoccupate di quello che dovevano mangiare, insomma, ecco. E la stessa cosa l'ho vista con i casi acuti ricoverati a Villa Garda. Esplosa la pandemia e sembrava quasi che la preoccupazione era il pasto, insomma, le preoccupazioni. Questo è tipico quando il disturbo è nella fase acuta e non è influenzato dagli eventi esterni. Cosa diversa è il paziente che sta migliorando e i cambiamenti emotivi possono riattivare chiaramente la psicopatologia, fare ricadere oppure innescare la psicopatologia. Bene, interessante, quindi un'attenzione particolare. A questa differenza, no, sul paziente in fase acuta e il paziente che è in fase di miglioramento, no? Io credo che, però, per l'esperienza clinica di questi mesi, che il paziente in fase di miglioramento ha la metacognizione, no? E la percezione che nonostante fuori ci sia in tutto il mondo la pandemia, pensa solo alle carote, no? Allora, questo credo che sia assolutamente un aggravante, perché i nostri pazienti capiscono, no? E hanno appunto la percezione di quanto sia assurdo e non consueto, non si legittimano con una pandemia. Per cui è stato un aggravante molto forte questo aspetto di capacità di osservazione al di fuori della fase acuta, dove c'è il sintomo e basta, per cui non si percepisce tutto il resto. E un'attenzione particolare, una sfida è quella di porre attenzione a questo aspetto, soprattutto in questo momento. Sì, perché ovviamente in un momento di questo tipo l'attenzione sia dei pazienti ma anche del mondo intorno, dei familiari o di chi c'è intorno, è di ridimensionare, no? Fuori c'è la guerra e tu sei qui che mi stressi con le carote, per cui l'accoglimento, no, interno ed esterno ovviamente va a scemare, per cui è stato molto faticoso per le pazienti. Grazie. Aspetto interessante. Allora io, se tocca a me? Sì. Hai finito, Simone? Hai finito? Fai pure. Sarò breve. Allora, per quanto riguarda il lavoro da remoto, non credo che ci sia da dire una parola in più rispetto a quelle che hanno detto i colleghi. È stata per la maggior parte di noi una scoperta, per la parte medica assolutamente una scoperta, e nessuna difficoltà se non un pochino per le prime visite, questo sinceramente per le persone non conosciute c'è un pochino, quindi conoscenza si parla ovviamente in due direzioni, no? Noi per il paziente e viceversa. Allora, la prima visita è un pochino faticosa, e questo anche rimando dei pazienti, e poi io ho avuto difficoltà su due tipologie di pazienti. Primo, le pazienti molto gravi dal punto di vista restrittivo, che si sono isolate, chiuse, e tante di loro siamo riuscite solo a sentirle, non in videochiamata, proprio a sentirle con telefono tradizionale, e per un paio di loro devo dire che alla fine del lockdown è stata abbastanza impressionante rivederle, perché è vero che non sono state toccate, se vuoi, dall'effetto della pandemia, ma l'isolamento, cioè le scarsissime, cioè assenti relazioni sociali, non hanno aiutato come effetto secondario della pandemia. E poi un'altra tipologia di persone che hanno avuto difficoltà con l'immagine sono i pazienti in sovrappeso e i pazienti che hanno preso peso durante il lockdown, perché parlare con voi in questo momento implica vedere voi ma vedere anche me, no? Per cui la mia immagine riflessa è una sorta di specchio, per cui tanti pazienti mi hanno detto io non ce la faccio, e ci hanno chiamato più volte. Per noi in ospedale siamo sempre stati aperti, per cui sono quella tipologia di pazienti che sono venuti proprio di persona in tutto il periodo. Per cui ecco, questi sono i due effetti collaterali. Io non so se sia possibile fare delle videochiamate non vedendo, non lo so tecnicamente, però queste sono le difficoltà che noi abbiamo avuto. Per il resto, soprattutto in una città grande come Milano, dove gli spostamenti sono un disastro e il tempo va veloce, è stato tutto solo positivo.
E poi come effetto, come, cioè, quali sono le sfide adesso del lockdown? Io le contestualizzerei col fatto che è stato quella stagione, insomma, noi ci siamo trovati ecco, alla fine del lockdown in coincidenza dell'inizio dell'estate, che sappiamo che sia per le temperature che si vengono a creare, per cui per le persone che hanno guai fisici è una stagione molto di pericolo, no? Sia, quindi sia dal punto di vista proprio di temperatura, ma dal punto di vista anche esistenziale, abbiamo avuto tutte le maturità, sappiamo che l'anno delle maturità è un anno di esordio, per cui quest'anno un sacco tutte le tensioni della maturità, le tensioni di che cosa faremo in vacanza, dove andremo in vacanza, con anche il tema di scoprire il corpo, che per tante persone è un problemone, ma anche il problema della solitudine e poi l'effetto dell'onda lunga del fatto che le ragazze si trovano spaesate, tutto il mondo universitario non sa bene quando finirò, quando riprenderò, e sappiamo che la perdita del controllo per le nostre ragazze, insomma, un po' per tutti, però insomma, loro, insomma, è un tema particolarmente caro. E poi l'effetto lungo che io lavorando in psichiatria vedo però trasversale a tutta la psichiatria, dei soldi che ci sono, dei lavori persi, delle casse integrazioni e appunto delle problematiche a valle che sono di tipo economico, che insomma sono dei trigger, devo dire, importanti, non esistenziali, non specifiche per la nostra patologia, però comunque ci sono. Invece, altro effetto positivo è la lista d'attesa. Se ho capito bene, Riccardo ha detto che ha una lunga lista d'attesa, perché sono stata attenta, però non so se ho capito bene, Riccardo, scusa se ho capito male. C'è stata una richiesta, diciamo, massiva in poche settimane, per cui adesso ci sono dei casi acuti che sono in lista d'attesa. Ok, allora ho capito giusto. A noi è successa questa cosa, che durante il lockdown siamo riusciti per la prima volta in 17 anni ad annullare la lista d'attesa nostra, cioè a portarla a 6 settimane, perché siamo riusciti a smaltire tutte le visite che avevamo in cantiere, le prime visite sto parlando, e contestualmente non abbiamo più avuto nuovi accessi, perché era come se Milano si fosse messa in un grande freezer, per cui non abbiamo avuto nuove richieste d'aiuto. Questo fino a maggio. Da maggio in avanti ovviamente si sono aperte le porte, ma non abbiamo lo stesso ritmo di nuove richieste degli altri anni, nonostante la stagione e nonostante appunto, insomma, come fattore esterno, altre cose variate non ne vedo. E per cui siamo per la prima volta in tanti anni attualmente a un mese e mezzo di lista d'attesa, per cui non so come andrà, non mi aspetto che vada avanti così, anche perché l'onda lunga del Covid in ospedale è che la psichiatria è in ginocchio, noi facciamo delle guardie che sono veramente, meno male non ce ne ho questa settimana, perché sono veramente molto faticose, per cui non credo che la nostra psicopatologia sia protettiva, cioè arriverà, non so. Forse si ha ancora paura degli ospedali, ecco, forse questo. Un ospedale Covid forse, cioè, non è la prima cosa che ciascuno di noi vorrebbe fare. Può essere. Non lo so. Grazie. Quello che hai detto è interessante, che l'avevamo anche discusso con i colleghi inglesi, della terapia a distanza, dei pazienti che fanno il check del proprio corpo, si guardano, no? E questo è... può aumentare l'insoddisfazione corporea e può essere anche un meccanismo che porta ad abbandonare la terapia. Non è una cosa da sottovalutare, però come sempre si può, diciamo, gestire in terapia, nel senso ci sono dei programmi che possono, in cui inizialmente puoi non vedere la tua immagine, la nascondi, poi però puoi aiutarla anche a usare come le tecniche che usiamo nella terapia cognitivo-comportamentale quando si guardano allo specchio, quindi guardare l'ambiente e circostanze, guardare, non focalizzarsi su alcuni aspetti, quindi può essere sempre anche, diciamo, usata in termini terapeutici. Però è un problema, quindi, che va affrontato. Sono contento che l'hai sottolineato, perché se ne è mai parlato generalmente, parte nell'articolo che abbiamo fatto con i colleghi inglesi del Cognitive Behavior Therapy, c'è una parte che descrive questo problema che i colleghi inglesi avevano osservato. Bene, interessante. Il check della propria immagine. Perché tutto questo periodo comunque, no, dal
come dire, tutto il periodo di chiusura comunque ha limitato l'osservazione del nostro corpo, no? Sia attraverso i vestiti, che più che tutoni larghi nessuno si metteva, sia attraverso gli specchi, insomma, è stato proprio una... È un tema, no? È la prova del 9, lo specchio, o l'immagine. È un oggetto da... a maneggiare con cura. Molta cura. Maneggiare per forza, però, con cura e per forza, se ne può fare a meno. Sì, sì. Esatto. In modo funzionale, come diciamo noi. Bene, ok. Dottoressa Ramponi? Io sarò breve appunto perché non posso che riconfermare quanto è già stato detto prima di me. Appunto sia per quanto riguarda le sfide sia per quanto riguarda il lavoro da remoto, che sicuramente inizialmente è stata una sfida anche quello, però poi ha portato dei vantaggi perché alla fine ha accorciato le distanze sia fisiche che temporali. Volevo inoltre spendere due parole sulla tipologia di pazienti, ricollegandomi appunto alla domanda che ci sono giunti in osservazione in questo ultimo periodo. Ho notato delle differenze rispetto alla fase di chiusura di lockdown e invece a quella attuale, perché mentre nella fase di lockdown e in quella immediatamente successiva ci giungevano maggiormente richieste per pazienti che hanno visto nella fase di chiusura un aumento del numero di frequenza e di intensità degli episodi di abbuffata e che volevano proprio un aiuto in merito a questo. Ora invece le pazienti che giungono alla nostra osservazione sono delle pazienti che restringono, pazienti restrittive, che si sono rese conto nell'ultimo, nel periodo, di avere il pensiero più focalizzato e più polarizzato nei confronti del cibo e che hanno visto un aumento anche in numero di episodi di vomito autoindotto e che giungono appunto, richiedono appunto un aiuto in merito a questo. Nella fase appunto, nell'ultima fase, nell'ultimo periodo. Ok, grazie anche alla dottoressa Ramponi. Allora, l'ultima domanda riguarda invece le difficoltà gestionali e le difficoltà relazionali tra genitori e giovani con disturbi alimentari. Quindi il periodo di lockdown ha visto anche un acuirsi, no, di questi problemi. Ecco, la domanda è: quali conseguenze si osservano attualmente? Cosa succede nelle famiglie ad oggi? Anche qui dipende, insomma, è un aspetto, dipende da, dalla fase del problema alimentare, dal fatto se il paziente è in terapia o no, e se sono stati coinvolti i genitori in terapia. Perché evidentemente ci possono essere dei vantaggi e degli svantaggi, diciamo. Il vantaggio è che l'adolescente può, ha meno stress scolastico, abbiamo visto ambientale, eccetera, e può ricevere più supporto dal genitore per gestire i pasti, per affrontare altre problematiche in un contesto terapeutico. Per esempio nella terapia cognitivo-comportamentale migliorata noi abbiamo coinvolto molto, con il consenso delle ragazze o dei ragazzi, i genitori, nell'aiutarli anche in questo periodo. E devo dire che in alcune situazioni i genitori hanno svolto un ruolo molto importante per aiutare le loro figlie ad affrontare questi problemi. D'altro canto, la convivenza forzata, gli spazi chiusi, vi vedevo proprio l'altro ieri una paziente che ha vissuto malissimo questa situazione, famiglia con molte persone, sua sorella c'ha il ragazzo in casa, lei non ha più spazi, la gestione dei pasti e di chi fa da mangiare è stata complessa, alcune dispute diciamo già presenti, conflitti diciamo che erano già presenti e che comunque potevano essere un meccanismo di mantenimento del disturbo dell'alimentazione, si possono essere accentuati, la critica o l'ipercontrollo può essere accentuato, e questo spiega anche perché a volte
le cose peggiorano, è un altro meccanismo di peggioramento che potenziale nelle persone che non erano in terapia, insomma. E, mentre invece le persone che erano in terapia, negli adolescenti, il coinvolgimento dei genitori e stimolare il loro aiuto con il consenso della figlia, diciamo, in alcuni casi è stato un aspetto positivo. Ecco, io mi viene da ridere perché ho scritto questa cosa su un articolo due mesi fa che ho pubblicato su Psychology Today, che è una rivista americana, e parlavo di queste cose, un genitore mi ha scritto molto incazzato, ma aveva ragione, ovviamente io non mi ero espresso bene, dicendo che invece i genitori avevano un ruolo importante, una risorsa, anche in una situazione così chiusa come poteva essere il lockdown. E io questo non l'avevo scritto nell'articolo, avevo solo sottolineato i potenziali problemi che una convivenza forzata in un spazio ristretto potevano portare, e aveva ragione, perché poi ho visto invece, come appena detto, che i genitori con le figlie in terapia, col coinvolgimento dei genitori, questo vivere assieme ha potuto addirittura essere un aspetto positivo da un certo punto di vista. Quindi cerchiamo sempre di utilizzare i problemi per ottimizzare anche la terapia, farle diventare delle opportunità, ecco. Non è solo negativo. Quindi maggiore tempo condiviso come opportunità per condividere insieme i fatti, per lavorare insieme, o comunque concordare come gestire questo momento problematico che è in corso. La CBTE, il genitore viene coinvolto, è diverso dalla terapia basata sulla famiglia, dove ha il controllo dell'alimentazione. Nella terapia cognitivo-comportamentale migliorata, il genitore ha il ruolo di helper, di aiutante, con il consenso della figlia. Prima si discute con il paziente se può essere di aiuto il genitore nel creare un ambiente che facilita il cambiamento, e lì ci abbiamo lavorato molto, devo dire. Se il paziente è giovane, è d'accordo, allora si coinvolge l'adolescente, il genitore. Ricordo che la CBTE è una terapia individuale, noi operiamo per il paziente, quindi il genitore agisce da helper, però questa è stata anche un'opportunità in alcuni casi, per stressare questo ruolo di creare un ambiente ottimale che faciliti il cambiamento. E quindi, avendo più tempo a disposizione, più passi a disposizione da condividere, più occasioni per cimentarsi in maniera efficace, in maniera strategica, no, in questo nuovo ruolo di helper. Chiaro che se non erano in terapia, non c'era la disponibilità dei genitori o dei pazienti di lavorare in questo modo qui, le cose possono essere peggiorate. Insomma. Certi conflitti, certe reazioni al disturbo dell'alimentazione sono diventate più estreme e peggiorative poi della psicopatologia. Grazie, dottoressa Calugi. Sì, ecco, in tutto questo, insomma, la procedura online, un po' come abbiamo detto anche nell'intervista della volta scorsa, è stata di supporto, perché comunque ha permesso senza problemi di poter coinvolgere anche i genitori nella terapia, il che sicuramente diciamo con più facilità rispetto che in un ambulatorio in cui il genitore deve prendersi l'ora dal lavoro per venire, o dobbiamo trovare un orario che compaci per tutti. Quindi, ecco, da questo punto di vista l'online ha favorito la possibilità dei pazienti già in terapia del coinvolgimento dei genitori nelle sedute, insomma, una volta che il paziente era d'accordo per fare questo. Sì, ecco, l'unica cosa che mi viene da aggiungere, o comunque l'unica osservazione che posso fare, è che in questo periodo, più o meno con la fine del lockdown, quando le cose hanno un po' ripreso, diciamo, gradatamente a funzionare, devo dire che ho ricevuto diverse chiamate da familiari per avere informazioni su alcuni comportamenti dei loro figli. Bloccata. Come? Sì, non ti ho sentito. Mi avete sentito? Io sì. Ok. Mio problema. No, beh, comunque, niente, comunque stavo dicendo che
Ho ricevuto diverse telefonate dai genitori che volevano avere informazioni su alcuni comportamenti problematici che hanno osservato nei loro figli. Quindi probabilmente questa convivenza forzata ha portato i genitori, anche alcuni, ad avere più attenzione a determinati comportamenti che prima non notavano, per proprio una questione di tempi, di atteggiamento, di routine, di essere presi da mille altre problematiche. Ecco, diverse telefonate in cui i genitori mi dicono: beh, ho visto questo comportamento, ho visto questa cosa, però secondo me c'è questa difficoltà. Ecco, questo probabilmente il genitore che è un po' più attento a qualche esigenza del figlio c'è stato, quindi anche ad alcune problematiche forse possono essere prese più in tempo che se fosse stata una condizione normale. Bene, quindi maggiore attenzione, maggiore tempo per osservare, no? Maggiore accuratezza per osservare alcuni elementi importanti. Un po' sì, ecco, è un'osservazione anche questa sempre da prendere con le pinze, perché è un'osservazione mia, insomma, quindi, però sì. Grazie. Prego. Nella nostra esperienza condivido appieno quello che ha appena detto Simone, nel senso che l'osservazione è di tanti genitori che se sono stati più attenti, hanno avuto dei segreti svelati, o forse l'attenzione riportata, cioè la convivenza portata, che per forza ti porta ad osservare, no? Vabbè, anche se la maggior parte degli adolescenti hanno passato il lockdown chiusi in camera da soli con la porta chiusa, però insomma dei momenti di incrocio ci sono stati, e tanti genitori hanno osservato anche il comportamento alimentare anomalo, accentuato magari da tanto, o la compulsività nell'esercizio fisico, nel stare ore e ore davanti al Zoom a fare una serie di corsi online, piuttosto che stare molto attenti all'immagine corporea. Per cui tanti genitori si sono attivati, e tanti genitori hanno chiesto aiuto per loro, perché l'esasperazione della vicinanza, dei rapporti con gli adolescenti, avere degli adolescenti in casa chiusi dentro, non è stata proprio spezzo un'arancia per i genitori, cioè non è stata per loro un'esperienza semplice. Per cui richiesta d'aiuto da parte dei genitori, come genitori di adolescenti che non riescono a avvicinare e che in qualche modo hanno l'intuizione dal genitore che possono avere una psicopatologia che va a toccare il cibo. Allora speriamo che questo sia una sorta di prevenzione verso secondaria, perlomeno verso lo sviluppo e l'aggravarsi del disturbo. E per quanto riguarda quindi c'è vicinanza e lontananza di questi genitori, e per quanto riguarda invece l'effetto sull'ingaggio alla terapia, noi non abbiamo rilevato in questa fase un aumento, cioè, come dire, le famiglie arrivano esasperate, e questo non credo che sia un fattore favorente nell'ingaggio della terapia. Perlomeno non l'abbiamo osservato clinicamente. Sono genitori che sono in difficoltà perché non riescono a portare i figli, questo mi sembra, e che però si accorgono della percezione che il figlio abbia qualcosa, per cui, o che possa avere un esordio, per cui credo che questo sia l'effetto, oltre alle cose che avete accennato voi prima, mi viene da aggiungere solo questo pezzettino vicino. Grazie. Grazie. Dottoressa Ramponi? Anch'io non posso che confermare quanto è stato detto, facendo riferimento alla nostra esperienza qui al CIP, in modo particolare al gruppo di supporto dei genitori che è stato istituito online. Quello che è stato notato è che i genitori, avendo più tempo a disposizione per condividere i pasti e i momenti della giornata, sono risultati più consapevoli, più comprensivi, hanno capito che magari alcuni capricci, li hanno proprio definiti così, che sembravano, cioè alcuni aspetti che sembravano dei capricci dei propri figli, in realtà magari erano espressioni di problematiche più profonde. E quindi appunto non posso che confermare quanto è già stato detto prima di me. Bene, grazie. Avete altre riflessioni? No, mi sembra che... È chiaro che queste sono impressioni, ricordiamo. Certo. Adesso metterò sotto la dottoressa Calugi dopo questo incontro per analizzare i dati, perché voglio capire se queste
ipotesi che abbiamo sono supportate dai dati, ecco, quindi perché, ma è anche un elemento importante di valutazione, perché per capire se l'ambiente, gli eventi che influenzano sulla psicopatologia e sulla terapia, perché sono le due variabili che noi dobbiamo valutare bene. Abbiamo delle impressioni cliniche e tutta la ricerca clinica parte da delle impressioni. Oggi con i colleghi mi sembra che abbiamo detto cose molto interessanti, alcune mi hanno anche a me fatto aprire delle prospettive che non avevo visto, e adesso vorrei anche un po' analizzarle, insomma. Ecco, è anche un'opportunità questa. Bene, allora ci rivedremo la prossima volta per discutere sui dati. Beh, anche perché penso che sarà lui, cioè penso che comunque adesso siamo ancora all'inizio di quello che potremo osservare, manca ancora di tempo per vedere gli effetti di quello che sta succedendo. Ci sono anche le vacanze di mezzo. Intanto Riccardo analizza i dati, noi ci seguiamo, però credo che ciascuno di noi abbia bisogno anche un po' di riposarsi, no? Assolutamente. Soprattutto dopo questo periodo. Venerdì vado in montagna 3 giorni adesso. Okay. Bene, allora grazie a tutti, come sempre sono state delle osservazioni, delle riflessioni molto utili, molto interessanti e secondo me veramente preziose. Grazie, grazie per la vostra presenza. Grazie, grazie per l'invito. Grazie, grazie Rosario, ciao.